Salve a tutti ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie Proviamolo. E oggi proviamo insieme Dimensionals. C'è la demo che è uscita da poco su Steam ed è una sorta di roguelike a turni RPG, qualcosa del genere. Sembra carino, sembra essere fatto bene, quindi vediamo un po' di che si tratta. Allora, prologo. Ok, tre eroi. That was awesome! Dimensionals? Stand back, kid. We've got this. Shade Strike. Shark. Turbo shell. Ma comunque i disegni sono bellissimi. Mi piacciono un sacco. Ecco qua. My boy. Gramps. Leader dei Dimensionals, ok. Gams, che cosa? Felice di vederti, sembra che... sì, ti abbiamo preso appena in tempo. Ok, tante spiegazioni. Gams? Scusate, se interrompo la riunione di famiglia, ma abbiamo dei guai. Ci sono gli Spectre, ok? Come sono anche qui? Chiediglielo tu. Sono già dentro, ok? Adesso vi farò il tutorial per spiegarti come funziona. Oh! Quella gente si viola, Spectres. Sei un Dimensional, no core, è il momento di combattere. Ok. Allora, combatti. Ah, questa è una pre-alpha build, quindi d'accordo. Allora. Don't defend. Jab, proviamo un po'. Ah, ok. Bene, le animazioni sono molto carine. Fatte proprio bene. Ok, quindi che devo fare? Ah, fine turno. Allora, vediamo cosa posso fare. Ah, questo è il prossimo attacco. Più uno a me. Bam. Personal Bubble. Allora. Ah, devo scegliere quello più adeguato ai miei. Ah, posso migliorarne uno. Ok. Questo è l'inventario. Lo metto qua. Ok. Va bene. Quindi diventa migliore, sì. Ok. Alcuni possono essere usati a certi personaggi, altri meno. Ok, uno screamer. Ok, quindi alcuni di questi.
Allora, posso prepararmi. Ma vabbè, non penso che... No, ok. Non penso che serva fare altro. Un break. Non so bene che cosa gli ho fatto. Allora, questo fa danno critico. Ah, ok, c'è un piccolo arcobaleno qua intorno. Io l'ho sfondato, che così gli dà meno... Così gli dà meno difesa a questi altri. Ok. No, devo dire che ha fatto proprio benino, ragazzi. Ah, ne fa un altro? Vabbè, perché no? Bam. È meglio colpire e basta, secondo me. Yeah. Ok. Matrix Barrier. Metto questo perché almeno lui c'ha qualcosa in più, no? Almeno c'ha uno d'attacco, perché sennò c'ha solo cose da difesa. Ma no, questa è... Non puoi fare un'azione con ognuno. Attenzione, questo è ancora più pericoloso. Ah, difesa e offesa. Va bene, penso di aver già fatto. Allora, il prossimo... Ok, mi difendo. Perfetto. Ok, allora, facciamo così e posso comunque colpire. Ok, questi sono i punti da spendere nel numero di abilità. Ma facciamo così. E direi... E giù. Giù botte. Ok. È andata bene, ma ho capito come funziona. Un refresh. Amico. Oh, figo. Questo eroe non ha utilizzato niente. Ok. Sì. Tengo qua. Ha fatto azioni, fa 10 danni a un nemico a caso. Bello. Da dare al guaritore è perfetto, secondo me. Magmama. Ok. Fortuna che erano gli unici. Abbiamo SOS da ogni dimensione. No, non è bene. Gli Spettre non sono mai stati così organizzati. Mamma, prendo Coebop con me. Andiamo ad aiutare più Dimensionals che possiamo. Mandami la location di questi SOS. Ok. Benvenuto a Rift. Fantastico. Ok, non c'è tempo. Ci darà le coordinate dei segnali SOS. Spectre Charger. Prowler. Faccio, scelgo lui. Ah, posso scegliere i nemici da affrontare. Ah, e questa è la, diciamo, il lato roguelike.
Ok. Va bene, grazie. Proversa. Fanno dei buff. Sarebbero... come faccio ad analizzarli però, in effetti? Dovrei poterli analizzare, no? Almeno speravo. Attenzione. Ok, abbiamo due, quindi io direi di iniziare a menare costui. E poi quest'altro. Va bene. Mi hai fatto male. Su tre. Andiamo così. Perfetto, adesso non può più dare bonus a nessuno. Adesso direi di pestarlo senza pietà. Olè. Yeah. Così force a tutti i nemici. Mi piace. Chi lo do? Sì, senza dubbio a lui. Perfetto. Combo crits. Guardians of Legacy. Target protocol. Ah, devo usare il backpack in combattimento per curarlo. Shopkeep. Ah, ok. Nuovo equipaggiamento. Vabbè, è il solito roguelike che fai degli scontri e poi arriva il mercante. Bene, ci prepariamo per le altre battaglie. Mi piace questo. Questo magari lo aggiungo a quello che ho già. Ah. Supplies. Va bene. Defense chest, debuff chest. Forse è meglio se ci curiamo. Dai. Grazie. Snapper. Ok. Elite fight. Questo mi sa che potrebbe essere tosto. Ok. Tende a esplodere. Battaglia tosta, eh? Vabbè, allora prepariamoci. Ah, tanto per cominciare. Esatto. Queste possono essere migliorate, ma migliorano per sempre? Perché? Ah, no, il taunt potrebbe essere utile. Metto questa allora. Ah, massimo 3, ok. Ok. Allora, chi è che colpisce? Oh, non mi sembra ci sia niente. Continua a rinforzarsi, no? E allora...
Au. È tostissimo allora. Ogni volta che colpiamo ci fa malissimo lui. Eh sì. Aia, qui la vedo molto male. Ma estremamente male poi. Ti fa solo scudo lui. Io ci provo, ma... già. Temo che non avremo nient'altro qua. Questo non possiamo usarlo più. Continuiamo a menarlo così perché non vedo. Vai. Ah, ok. Come mai adesso non mi torna più indietro la legnata? Andato. Bam. Mo siamo ridotti ai minimi termini, però. Yay. Ah, ok, è tornato. Grazie. E quindi? Però lo devo curare, poi. Dex barrier. Prossima volta che prende blocco, ogni turno applica il blocco a un alleato a caso. Ok, magari potrei decidere di fare così, in effetti. Ok, si possono fare delle build interessanti, diciamo così. Ok, sì, va avanti così. Allora ragazzi, sapete che è fatto proprio benino? Le animazioni sono ottime, molto responsivo, molto interessante e... Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, un gioco che va considerato se vi piace questo genere, secondo me. Va bene, fatemi sapere, ragazzi, qui sotto nella sezione commenti, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon, link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistare il gioco e se l'acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto!